Antonio Genovesi, filosofo ed economista vissuto nella Napoli illuminista del 1700 e titolare della prima cattedra di economia civile, citava: «È legge dell'universo che non si può far la nostra felicità senza far quella degli altri». Questo principio ben si applica alla realtà delle banche di credito cooperativo, perché le BCC, in quanto banche mutualistiche locali, si fondano sul co-sviluppo, co, ovvero insieme, con i propri territori e comunità locali. Una banca mutualistica appartiene ad un territorio e non potrà mai delocalizzare. Svilupparsi coincide con il far sviluppare, secondo un approccio ispirato all'economia circolare. Il gruppo bancario cooperativo ICREA, di cui Banca Tema è parte, ha come primo obiettivo quello di potenziare i servizi della BCC a beneficio di territorio e comunità. Le BCC sono banche dell'economia reale. Per ogni 100 euro di risparmio raccolto nel territorio, ne impiegano in media 85. Di questi, almeno il 95%, ovvero 81 euro, diventa credito all'economia reale di quel territorio. Banca Tema ha sede legale nel comune di Orbetello ed opera in 20 comuni delle province di Grosseto, Viterbo e Siena con 26 filiali. I soci sono circa 10.500 e i dipendenti 206, di cui il 96% è socio della banca. I soci hanno vantaggi bancari, ossia prodotti a condizioni agevolate, e vantaggi extrabancari, come i premi al merito scolastico per i figli, il bonus bebè e gli sconti sulle attività sportive e le scuole di musica convenzionate. Tema Vita è l'associazione mutualistica di Banca Tema, che fornisce assistenza ai propri soci in diversi ambiti. Oltre all'attività sanitaria che è prevalente, la mutua svolge anche assistenza alla famiglia, all'educazione e promuove iniziative culturali e ricreative. La banca sostiene le comunità locali con donazioni e sponsorizzazioni per supportare iniziative sociali, ricreative, sportive e culturali. Nel 2019 Banca Tema ha erogato 440.000 euro a favore di territorio e comunità. Sostiene numerose associazioni sportive locali e nel corso del 2019 sono stati erogati oltre 88.000 euro a beneficio del settore, soprattutto a supporto delle sezioni giovanili. Nel 2019 ha erogato contributi a favore di iniziative solidali per un totale di 62.500 euro. I progetti hanno interessato tutti i comuni di competenza della banca e hanno permesso alle associazioni di portare avanti le loro attività a beneficio della collettività. Per quanto riguarda il settore culturale, nel 2019 sono stati erogati contributi per un totale di 90.876 euro. È proseguita inoltre l'attività del Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia, che espone la più vasta collezione di opere del pittore mancianese ed è visitabile gratuitamente. Nella Biblioteca delle Muse, dedicata ai bambini e ai ragazzi, si svolgono laboratori didattici gratuiti ed è attivo il servizio di prestito libri all'interno del circuito provinciale. Banca Tema favorisce il dialogo con le istituzioni, coprogettando iniziative di partnership per lo sviluppo sostenibile. Il distretto di economia civile Terre Etrusche e di Maremma nasce in collaborazione con il Polo Universitario Grossetano e Lega Ambiente. L'obiettivo è quello di sostenere un modello di sviluppo fondato sulla coesione, l'inclusione sociale e la valorizzazione delle risorse locali. Anche nel 2019, assieme a Tema Vita, ha rinnovato e interamente finanziato il laboratorio scolastico Chi legge vince, i libri premiano sempre, ideato e curato dalle esperte del settore Olivia Goffredi e Petra Paoli. Il progetto ha coinvolto 50 classi per un totale di 1.000 studenti delle province di Grosseto e Viterbo, con l'obiettivo di promuovere la lettura tra i ragazzi. L'impegno di Banca Tema nelle scuole prosegue, poi, con la realizzazione di corsi e lezioni sull'educazione finanziaria, con l'intento di educare al risparmio e ad una corretta gestione del denaro fin dalle classi elementari. La tutela e il rispetto dell'ambiente sono priorità globali e la banca promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema.
è da sempre partner di Festambiente, il festival di Legambiente dedicato all'ecologia e alla promozione delle buone pratiche di risparmio energetico. Anche per il 2019 ha aderito all'iniziativa M'illumino di meno, promossa da Federcasse in collaborazione con la trasmissione radiofonica Caterpillar e Rai Radio 2. L'invito fatto è stato quello di spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili, di utilizzare i materiali e ridurre gli sprechi. Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera. L'Ufficio Agricoltura fornisce consulenza su prodotti e soluzioni pensate per le aziende agricole e le supporta in caso di calamità naturali, cercando di garantire loro la continuità produttiva e i fabbisogni necessari all'esercizio delle loro attività. Banca Tema partecipa ai progetti di cooperazione internazionale attivi in Ecuador. Negli anni sono stati erogati finanziamenti a tassi agevolati che hanno permesso la creazione di cooperative agricole e artigiane per favorire lo sviluppo economico locale.